Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Che diceva Alessandra Ghisleri e che riflesso poi possono avere nella vita della maggioranza, perché quello di Draghi è sembrato anche un messaggio, uniti si va avanti, eccetera, eccetera, ma devo poter governare in sostanza. Secondo te potrà farlo con la campagna elettorale ora per le amministrative? Diciamo che onestamente la guerra è però un po', non capisco che temi di governo abbia. Nel senso che l'orizzonte di Draghi è fare la prossima legge di bilancio e dovrà inevitabilmente farla, diciamo, coordinando i partiti che sono alla vigilia. Non ci saranno tentazioni di strappi da parte di Lega? Ma no, ormai la legislatura è finita. Movimento 5 Stelle. È finita, cioè lui deve portare, ci sono, come vediamo, discussioni tutti i santi giorni, perché lui deve chiudere quei due, tre provvedimenti di riforma che erano legati al PNRR, quello fiscale e quello sulla giustizia, deve chiuderli. Su quello si accendono discussioni, perché ognuno rivendica il proprio DNA naturale. Il centrodestra difendere i cittadini dalle tasse, il Movimento 5 Stelle sulla giustizia, altri dall'altro lato sulla giustizia. Poi però, fatto quello, che ormai è al rush finale, ha soltanto la legge di bilancio. La legge di bilancio potrà far veramente poco, uno perché non è che ci sono tanti soldi da distribuire, e un po' perché dovrà tener conto delle esigenze elettorali. I partiti come ci arrivino a una campagna elettorale in queste condizioni è onestamente misterioso, perché è chiaro come ci arriva Giorgia Meloni, è l'unica che ha il dividendo di fare opposizione. Loro, anche se fanno inserire qualche cosa che piaccia all'elettorato nella legge di bilancio, però devono dividersi i meriti fra tutti, quindi è difficile spenderseli in campagna elettorale. È più facile dissociarsi. È più facile far polemica, ovviamente, perché sei da solo oltretutto a farla. Quindi. Però c'è una cosa che volevo chiedere al professor Reichlin sullo scostamento.